benvenuti ad un nuovo makeup tutorial e ho voluto quindi utilizzare, già come vi avevo preannunciato quando vi ho fatto il video haul, alcuni ombretti delle ultime due palettine M Cosmetics che avevo preso, e in particolare io avevo preso la Night Life Palette e la Love Life Palette. Quindi di queste due palette ho scelto i colori che un po' più, diciamo, mi attiravano per realizzare un make-up da abbinare al Please Me MAC che avevo preso nello stesso periodo di quell'haul, e quindi già vi ho fatto il tutorial con il Russian Red. Ora mancava il tutorial con il Please Me, che è questo, che è quello appunto che indosso anche oggi, ma ormai penso che lo conosciate tutti. E quindi ho pensato di realizzare questo tutorial. Vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato e vi dico un po' cosa ne penso, se appunto anche a voi un po' vi incuriosiscono questi prodotti di Michel Fan. Allora, io ho racchiuso tutti questi ombrettini che più mi piacevano nella palettina questa qui, appunto, che vi regalano con ogni Life Palette. Allora, questi sono i colori che ho scelto. Come vedete si tratta di colori che vanno dal viola all'azzurro più questo che è illuminante, e sono tutti colori che, almeno appunto a vederli così, sono tutti shimmer. A parte per i gloss non li ho utilizzati nel tutorial, sono appunto tutti colori shimmer. Ma in realtà, una volta stesi, come potete anche vedere, l'effetto finale è molto matte, si perde tutta questa tutto questo appunto brillare si perde, e questo un po' mi ha delusa, perché comunque se uno vede degli ombretti glitterosi o comunque un po' glitter, si aspetta che un po' di quei glitter sugli occhi rimangano. E poi ho voluto cercare di rendere il tutto più luminoso utilizzando i Color Facets che vi avevo già fatto vedere, che sono appunto che è questa polvere luminosissima, che non sono proprio glitter, è una polvere luminosa che ho applicato come eyeliner, diciamo. E poi ho utilizzato anche tutte e due queste waterliner, che non è che mi entusiasmino, però ormai le ho prese e le ho utilizzate. E quindi vi lascio ad alcune immagini del trucco e al tutorial. Spero vi piaccia. Ciao! Inizio applicando su tutta la palpebra mobile questo color lilla. Si fa un po' fatica perché non è molto scrivente. Dopodiché sul lato esterno e quello interno della palpebra applico il viola un pochino più scuro, quindi la palpebra mobile al centro sarà un po' più chiara. Anche questo colore non è molto scrivente. A questo punto prendo questo color carta zucchero e lo applico tra le palpebre, quindi nella piega, e sfumo. Si sfuma molto bene come colore, quindi è ideale per creare proprio dei look molto molto delicati. Intensifico la piega con questo blu più scuro. E naturalmente sfumo, portando entrambi i colori verso l'interno dell'occhio e l'alto. Applico poi questo color prugna
nella parte proprio diciamo esterna, quindi intensifico proprio l'angolo V dell'occhio esterno e creo quindi uno sguardo più profondo. Passiamo poi alla parte illuminante con questo ombrettino oro molto chiaro, quindi lo stendo sia sotto il sopracciglio e non dimentichiamo la parte interna. Poi prendo il blu scuro e traccio praticamente una linea di eyeliner e una piccola anche codina. Mi piace iniziare da circa metà occhio fino alla parte esterna e lasciare quindi senza colore la parte più interna. A questo punto bagno il pennellino angolato a lingua di gatto e prelevo i color facets e li applico picchiettando sopra la linea di eyeliner blu. In questo modo rendo il trucco un po' più luminoso. Poi prendo il color porpora e lo stendo proprio nella parte finale sotto l'occhio, insomma, congiungendolo un po' al porpora di prima. Sul resto stendo invece questa matita rosa oro fino all'angolo interno e poi la fisso con l'illuminante di prima, color oro. Poi riprendo un pochino del color lilla e sfumo il porpora. Applico un mascara color prugna e lo applico sia sulle ciglia superiori che quelle inferiori. Nella rima interna dell'occhio invece stendo questa matita color bronzo, in modo comunque da rendere il trucco delicato. Un po' di blush rosa e questo mi piace tantissimo perché colora proprio tanto e in estate mi piace avere le guanciotte rosse. E poi il rossetto che è fantastico anche per delineare bene i bordi delle labbra. E questo è tutto il make-up finale. Grazie per aver guardato questo video e vi lascio i link dei miei ultimi due video. Ciao!